Vi siete mai chiesti come si diventa beta tester di app? Ma soprattutto, che cosa è un beta tester di app? È una persona? È un computer? Bene, lo scopriremo insieme in questo nuovo video, in cui ognuno di voi potrà diventare un beta tester di app. Quindi sì, è una persona. Cos'è quindi questo beta tester, ragazzi? Questo beta tester è una persona che riceve aggiornamenti prima delle altre persone registrate al Google Play Store che hanno quella stessa app. Ad esempio, se sono beta tester di WhatsApp, quando esce l'aggiornamento ufficiale di WhatsApp, io ricevo l'aggiornamento prima, quasi istantaneamente al rilascio, e quindi prima di ogni altra persona che non è un beta tester. Ma soprattutto sarò io l'onorato in questione, che avrò la possibilità di provare ogni qualvolta c'è una nuova funzionalità che stanno sperimentando quelli di WhatsApp, quindi il famosissimo Mark Zuckerberg, di provarla in anteprima, di provarla prima degli altri, di provarla addirittura prima che esca la versione ufficiale. Addirittura a volte quella versione che proviamo non viene proprio mai rilasciata perché si vede che tramite beta tester, cioè tramite noi che invieremo tramite segnalazioni a Mark Zuckerberg per l'appunto tutto il nostro utilizzo dell'app e monitoraggio dell'app stessa, quindi come si comporta l'app, ovviamente questo tutto in maniera istantanea e automatica, noi non dovremo fare nulla, tutte le varie analisi che l'app scaturisce e quindi potremo migliorare il mondo. No, non è vero, non frega un cazzo a nessuno, però penso che sia una cosa molto molto bella, molto interessante che possiamo fare tutti quanti. Quindi tutto quello che c'è da fare è andare sul Play Store, scaricare un'applicazione, il cui link ve lo lascio qui in descrizione, e si chiama Beta Changer se non erro. In ogni caso, una volta aperta l'applicazione, potrete vedere dalla lista delle infinite app che vi dà a disposizione quali sono le app che al momento potete andare ad aprire per diventare beta tester di quell'app. Quindi diciamo ce ne sono davvero un'infinità e ovviamente col tasto in alto a destra possiamo andare a cercare per nome. Però sulla sinistra invece possiamo andare a cliccare in Show App in My Phone e quindi andare a vedere tutte le app che abbiamo installato in questo momento nel nostro telefono e che ci danno l'opportunità di diventare beta tester. Ora abbiamo di fronte a noi tre casi che vi mostro nel video. Il primo caso è quello più particolare, ossia apro l'app di Nova Launcher che ho installato. Scelgo di diventare un beta tester, in inglese ci sono tutte le accortenze da seguire, un po' come una lista medicinale del bugiardino di un farmaco. Una volta lette, se ce ne frega qualcosa bene, se non ce ne frega ancora meglio, clicchiamo su diventa un beta tester e l'app riceve in aggiornamento automatico tutte quelle funzioni di beta che inizialmente non abbiamo. E ogni qualvolta c'è qualcosa di interessante da provare, noi saremo i primi a riceverlo. Nel secondo caso, invece, e cioè nel caso particolare, il caso in cui già in WhatsApp io ho la possibilità di essere già un beta tester da un po' perché sto provando WhatsApp in versione beta da tanto, come potete constatare sempre sulla destra, possiamo andare a cliccare su diventa un beta tester, mi dice che già sono un beta tester, clicco su scarica la nuova app nel caso in cui ce ne fosse bisogno e c'è scritto WhatsApp beta scaricabile dal Play Store e dal quale praticamente ricevo gli aggiornamenti. Attenzione, quando riceviamo gli aggiornamenti, li ricevo da WhatsApp ufficiale, non sarà scritto WhatsApp beta, quindi diciamo che può essere fuorviante, ma voi in quel momento state utilizzando la versione beta da tester. Nel caso di Facebook, invece, quando diventiamo beta tester con la medesima procedura, a differenza di Nova che si aggiorna in automatico in maniera silente, per fatti suoi, qui andremo a cliccare sul Play Store e vediamo che c'è scritto a fianco aggiorna. Una volta aggiornato, diventiamo beta tester anche di Facebook. Cosa succede se vogliamo far sì che non vogliamo l'app di Facebook più in versione beta e quindi in maniera ufficiale? Ossia, come possiamo smettere di essere dei beta tester? Basta disinstallare l'app di Facebook beta, quindi magari facendo la stessa procedura andando in quella schermata del Play Store e cliccando su disinstalla, perché dall'esterno del Play Store non possiamo trovare le app in maniera beta così tanto facilmente, è quasi impossibile. E dopo fatto ciò, vediamo se possiamo andare sul Play Store in maniera ufficiale, questa volta scaricare WhatsApp o Facebook o chi che sia in versione normale e iniziare ad utilizzare. Abbiamo smesso in quel campo, o in quel caso, di essere di WhatsApp beta tester o Facebook beta tester. Ovviamente, magari non ci darà la possibilità di scaricare WhatsApp o Facebook subito dopo l'aver disinstallato l'app beta, però questo ovviamente si va a scemare in una situazione di circa 2-3 ore, nel caso proprio più grave in cui il Play Store non vi faccia scaricare la versione ufficiale. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, spero che come me diventerete beta tester di tante app, io lo sono andato di quasi tutte quelle più belle che mi piacciono di più e sto sperimentando alcune cose in Instagram davvero interessanti. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. In descrizione il link di Beta Changer come applicazione
e dei miei canali Facebook e Telegram. Soprattutto su Telegram siamo attivissimi, vi consiglio di seguirci. Quindi ragazzi, un saluto, alla prossima e quindi a domenica. Ciao!